Benvenuto sul mio canale. Prima di partire, ti invito ad iscriverti al canale. È gratis e mi aiuti a crescere e soprattutto puoi restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti che usciranno. In questo video parleremo di un'altra vittima di mafia, Placido Rizzotto. Placido Rizzotto nacque a Corleone il 2 gennaio 1914, primo di sette figli. Prima di partire per la Seconda Guerra Mondiale, era un semplice contadino semianalfabeta. Dopo l'8 settembre del 1943, lasciata la divisa militare del reggimento Cavalleggeri Lucca, di stanza a Tivoli, scelse di andare con le bande partigiane per combattere contro il nazifascismo. Non in Carnia, nel Friuli, come per tanto tempo si è creduto, ma a Roma, nella banda clandestina del gruppo Napoli. È stato il padre di Rizzotto a raccontare erroneamente che il figlio era andato militare nel Veneto. Evidentemente l'anziano genitore ha fatto confusione tra l'area geografica dove il figlio aveva fatto il servizio di leva e quella dove poi fu richiamato per la guerra. Con i partigiani aveva imparato tanto, aveva imparato che gli uomini non nascono ricchi o poveri, padroni o schiavi, ma tutti uguali e tutti liberi. Aveva imparato però che per affermare il diritto dell'uguaglianza e alla libertà bisognava organizzarsi e lottare anche a rischio della vita. A Corleone Rizzotto tornò alla fine del 1945. Insieme a questi ricordi aveva portato nuove idee, quelle imparate nei mesi trascorsi sui monti, al fianco di quei giovani con i fazzoletti rossi. Lo chiamavano il vento del nord. Il suo carisma faceva paura ai padroni e ai gabellotti mafiosi, ma riempiva di libertà i cuori dei contadini, perché insegnava a non abbassare la testa davanti a questi signori. Fu allora che la controffensiva degli agrari e della mafia contro il movimento contadino e la sinistra si scatenò rabbiosamente in tutta la Sicilia, nel quadro di un disegno di normalizzazione del paese. Tra i socialisti corleonesi, chi inquietava di più il capo mafia, Michele Navarra, era Placido Rizzotto. Aveva provato ad avvicinarlo, ma non c'era stato niente da fare. Allora cominciò a far spargere la voce che questo sindacalista Rizzotto non si faceva i fatti suoi. Agli amici ripeteva: dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente, dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera del Lavoro? A metterlo in guardia era anche suo padre, Carmen, che non riusciva più a dormire la notte. Placido Rizzotto scomparve il 10 marzo del 48. I suoi resti non vennero trovati subito, ma il racconto, in preda al delirio di un pastorello di 12 anni, Giuseppe Letizia, lasciava indubbiamente intendere che in quella notte un contadino fosse stato ucciso. Il giorno seguente fu trovato delirante dal padre che lo condusse nell'ospedale dei Bianchi di Corleone, diretto proprio dal capo mafia Michele Navarra. Lì, in preda ad una febbre alta, raccontò di un contadino che era stato assassinato nella notte. Il bambino fu curato con un'iniezione e morì ufficialmente per tossicosi, anche se si ritiene che al ragazzo sia stato somministrato del veleno. Tesi che fu segnalata dai giornali dell'epoca, che titolarono il giornale così: c'è motivo di pensare, e molti in paese sono a pensarla così, che il bambino sia stato involontariamente testimone dell'uccisione di Rizzotto e che le minacce e intimidazioni lo abbiano talmente sconvolto da provocargli uno shock e come conseguenza di esso una morte. Il dottore che diagnosticò la morte del bambino qualche giorno dopo la morte chiuse lo studio ed emigrò in Australia. Placido Rizzotto è stato un sindacalista che si batté per migliorare la condizione dei contadini siciliani e li aiutò a ribellarsi ai soprusi della mafia. Nato nel 1914 a Corleone, in Sicilia, fu il primo di sette fratelli e in seguito alla morte della madre prese le redini della famiglia in giovanissima età. Lasciò quindi gli studi per dedicarsi al lavoro. Durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio in Carnia e dopo l'8 settembre prese parte alla Resistenza come partigiano. Una volta finita la guerra tornò in Sicilia e cominciò la carriera come presidente dei combattenti per l'ANPI, l'Associazione dei Partigiani. Si iscrisse poi al Partito Socialista Italiano per diventare infine sindacalista della CGIL. Questo non lo fece arrendere e aiutò i contadini emarginati dalla mafia a trovare terre incolte da occupare, seguendo il decreto Gullo che prevedeva l'obbligo ai proprietari terrieri di cedere le terre abbandonate o mal coltivate alle cooperative dei contadini. Con l'attuazione di questa legge vennero tolte delle proprietà a Luciano Liggio, affiliato di Michele Navarra e conosciuto per le sue efferatezze.
Ad inasprire ulteriormente le tensioni contribuì una rissa avvenuta fra ex partigiani e affiliati del Fosse Corleonese, dove Liggio venne pubblicamente umiliato da Rizzotto. La sera del 10 marzo del 1948, Placido Rizzotto venne attirato in una trappola dal collega della CGIL Pasquale Griscione, segretamente affiliato a Navarra. Una volta caricato a bordo dell'auto, il compagno lo portò in un cascinale incontrato a Marvello, dove venne picchiato a sangue fino alla morte. I suoi resti vennero poi gettati in una foiba a Rocca Busambra. All'epoca le indagini furono nelle mani del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il corpo non venne ritrovato. Un testimone oculare, però, assistette all'omicidio e vide in faccia gli assassini. All'ospedale, diretto dal dottor Navarra in persona, gli fu somministrata una dose di veleno. Le indagini, però, portarono all'arresto dei due esecutori dell'omicidio e ammisero di aver rapito Placido Rizzotto insieme a Biggio. È stato per mano di quest'ultimo che venne fatto sparire il corpo nella foiba. Ma poco tempo dopo Griscione e Collura ritrattarono la confessione e in sede di processo vennero assolti per insufficienza di prove. Il 7 settembre 2009 i resti del cadavere di Rizzotto furono recuperati e scientificamente riconosciuti nel 2012 come suoi, grazie alla comparazione con il campione del DNA del padre. Secondo la logica mafiosa, questi resti non si sarebbero mai dovuti ritrovare, perché Rizzotto doveva essere cancellato, così come la sua memoria. Ma quella è rimasta ben impressa nei nostri cuori. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per aiutarmi a crescere. Spero di rivederti presto sul mio canale.